Giancarlo Silveri di Riscatto Popolare, parliamo anche di politica. Lei ha presentato il suo movimento, ha detto diamoci 15 giorni di tempo, la prima metà di febbraio, per comporre una coalizione. Siamo arrivati alla scadenza, grosso modo, insomma, 24 ore, le ultime 24 ore, diciamo così. Che adesioni ha avuto e che cosa pensa delle ultime mosse del centrodestra, del resto del centrodestra? Ma io intanto torno a ripetere, noi siamo un'aggregazione civica, no? E come civica non è né centrodestra né centrosinistra, è civica perché mira alla città, anche perché io credo che i partiti politici siano troppo presi da troppo tempo nelle diatribe dinamiche interne. Per poter dare risposte serie ai cittadini. A me pare che ci sia questo imbarbarimento ormai che riguarda tutti, lotte intestine che non, e si parla, quando si parla sui media, non tanto ai cittadini, quanto all'antagonista o al politico di turno. La gente vuole risposte precise. Tutte le diatribe interne, per carità, possono interessare come una partita di calcio, ma non più di tanto. La gente vuole risposte e non riesce ad averle. C'è un governo, è nella pienezza del suo potere, oppure sa che sta appeso a un filo? Perché questo determina qualcosa in ordine alla possibilità di poter fare delle scelte o meno, no? Invece si continua a procedere per dinamiche di partito. Noi da questo punto di vista siamo civici. Abbiamo visto alcune mosse, stiamo guardando con curiosità anche perché poi centrodestra è un fatto lessicale ormai perché esiste ancora. Boh, non lo so come centrosinistra esiste ancora, non lo sappiamo. Allora, abbiamo dei contatti, dei rapporti. Noi questa sera abbiamo una riunione della nostra associazione, decideremo sulla base delle adesioni o comunque dei rapporti che abbiamo avuto in termini di possibili adesioni e sulla base di quello usciremo nei prossimi giorni con la nostra proposta definitiva. Ecco, rispetto a quando è stato convocato l'incontro, c'è un fatto nuovo: questa cena dei consiglieri attuali centrodestra che ha chiesto al capogruppo di Forza Italia Guido Liris di candidarsi. Al momento non è ignota la risposta. E come vede questo fenomeno si è creato? Ma io ho sempre molto rispetto per tutti, mi sembra un po' fuori luogo. Peraltro Liris è il vice segretario regionale di Forza Italia, insomma, non c'ha bisogno di farsi candidare da consiglieri comunali che sono in scadenza, per carità, con tutto rispetto per tutti e con l'augurio per tutti di essere rieletti, però insomma non credo che abbiano loro alcun titolo specifico per candidare il vice segretario regionale di un partito. Credo che debba essere quel partito che debba uscire dicendo qual è la sua intenzione, altrimenti ma che figura gli fanno fare a questo qua? Voglio dire, boh, non, è una cosa piuttosto singolare, ecco. Quindi anche, cioè, voglio dire, qui per esempio sono state, tornando un po' a un discorso più generale, bollate come chiacchiere da bar alcune riflessioni sulla drammatica situazione che questi qua hanno creato per quanto riguarda gli studenti del liceo classico. Qui siamo di nuovo a Cialente. Siamo di fronte, ma non solo a Cialente, perché poi Cialente, io ripeto sempre, la responsabilità è del Partito Democratico. Cialente è un aggravante, non è la causa, è la causa aggravante. Voglio dire, si sono preoccupati questi qua. Intanto, se parliamo di Corte dei Conti, se c'è uno che è stato condannato dalla Corte dei Conti, non sono io. Bene. Intanto ci si preoccupa della Corte dei Conti per dare una soluzione a 1200 ragazzi e a 1200 famiglie e non ci si è preoccupati, per esempio, per dare copertura all'occupazione abusiva di un'area di Colle Maggio. Poi, pure lì, no, forse la Corte dei Conti dovrebbe intervenire. E qui
se le cose, perché la Corte dei Conti non è che fa il censore, la Corte dei Conti fa il censore se tu butti i soldi, se tu li sprechi, ma se tu li utilizzi correttamente la Corte dei Conti naturalmente non ti può dire nulla. Quindi questo non dare risposte se non mettendola in cagnara e sviando il discorso, Cialente è dicendo un attimo, no, è bravissimo nel trovare sempre qualcuno su cui riversare responsabilità o qualche argomento fuorviante rispetto al problema. Dia risposte. Lui è il sindaco per 10 anni di questa città, la provincia, hanno fatto la sfilata, senatori, regione, provincia, comune, per trovare il doppio turno A, rovinando la vita a 1200 famiglie e 1200 ragazzi che a quel punto non hanno una vita sociale in questo periodo, no? Allora, questo è chiacchiera da bar. Io credo di aver gestito tante cose assumendomi sempre le mie responsabilità, avendo sempre delle motivazioni oggettive per le scelte fatte, e non ho mai fatto chiacchiere da bar, ho risolto i problemi. Grazie Giancarlo Silveri. A voi.